Una sontuosa rivincita della musica sui tristi rigori imposti dalla pandemia. Questo sarà il Go Abruzzo Festival di Guardia Grele, che per l'estate 2021, due mesi dal 27 giugno al 22 agosto, sfodererà un cartellone di eventi e di grandi nomi. Da Susanna Rigacci, che interpreta Ennio Morricone, alla baritono Ilde Brando d'Arcangelo, nell'unico concerto italiano oltre quello della Scala di Milano. E poi il balletto Pulcinella, diretto da Maurizio Colasanti, David Riondino con il suo Il Dio Danaro e ancora Marcello Veneziani che affronta Dante, ma anche danza, teatro, musica, recital e naturalmente ancora tanta musica classica e non solo. GO è l'acronimo di Guardia Grele Opera. E il nostro festival nasce come festival operistico e ancora quest'anno avremo due bellissime opere in cartellone. Però negli anni si è, come dire, ha trovato nuovi spazi interpretativi, nuovi spazi artistici. Quest'anno noi, pensate un po', andremo dalla musica pop di Pino Daniele con i suoi musicisti, con i musicisti di Pino Daniele, all'opera lirica, il De Brando d'Arcangelo, grandissimo protagonista nei teatri di tutto il mondo, a Susanna Rigacci, voce di Morricone da diversi anni, e poi la nostra offerta spazierà nel teatro, nella musica da camera, nella musica jazz, praticamente in tutti gli ambiti musicali e teatrali. E a proposito della danza ci sono due importanti eventi, uno dedicato esclusivamente alla danza e l'altro invece è organizzato nel cinquantenario della morte di Igor Stravinsky e metteremo in scena il balletto Pulcinella. Noi abbiamo cercato fin dalle origini di fare sistema sul territorio e di cercare di inglobare quanto più possibile le energie che gravitano attorno a questa bellissima città. Il festival è aperto a tutti, davvero a tutti, ai giovani e meno giovani, agli appassionati di lirica, agli appassionati di musica pop, agli appassionati di teatro, anche agli appassionati di storiografia, perché abbiamo due appuntamenti, uno sulla storiografia musicale abruzzese ed un altro dove sarà protagonista il giornalista Marcello Veneziani, che ci racconterà il suo Dante nostro padre con le musiche di Franz Liszt. È importante anche questo spettacolo di David Riondino, il Dio Danaro, sia per i testi di Riondino ma anche per le musiche. Avremo uno dei maggiori compositori italiani viventi, Fabrizio De Rossi Re, e sarà sicuramente un'altra serata imperdibile.